inizio del 1900. La prima è in Ticino, vero? Allora, è la più vecchia, però manca proprio il documento ufficiale con la fondazione. Diciamo che i documenti più vecchi sono dei listini di fine 1800, dove si menzionava già fratelli Giovanni Corti dal 1790. Sai chi mi ha detto questa cosa? Per lei. Ecco, sì. Mi ha detto questa cosa. Perché siamo un po' sempre in competizione con Roberto da San Giacomo, che loro sono del 1831, si discute sempre un po' da quello. Si dice, si narra che appunto un po' come la Val San Giacomo, penso, l'azienda sia nata come punto di riposo dei cavalli tra Milano e Gottardo, dove c'erano le stalle che sono state venute non tantissimi anni fa, e si era messo a queste stalle un piccolo grotto, un'osteria dove si serviva del vino, c'era qualcosa da mangiare probabilmente, e da lì è nata l'azienda. Nata l'azienda importando vini dalla Toscana già allora, dalla Valtellina e da Piemonte. Presenza ancora del presidente, due parole sono d'obbligo direi, ma sono anche un piacere perché nelle gentilissime parole di introduzione il direttore disse che ero legato al territorio, si sono legato al territorio anche per questioni anagrafiche, ormai da decenni. Allora immaginatevi che quando arrivai giovanissimo direttore dell'ente ticinese per il turismo, erano gli anni 70, il Merlot era quello che era. Noi a casa, a Ticino, eravamo abituati a bere una Barbera che era vinello ed era cioè Bondola. Dunque il Merlot era un vino particolare, ma rispetto a quello che oggi è in tavola, il Merlot di allora era relativamente modesto. Il migliore era il Ronco di Mezzana, che era il vino del governo. Col Ronco di Mezzana ne sa qualcosa Luigi Bosia, dove è andato lui, che era sempre il vino dei momenti ufficiali. E siamo andati avanti per anni così. Poi sono arrivati i primi vini eccezionali e tutto ad un tratto ci si è accorti che era un elemento anche importantissimo per lo sviluppo turistico. Ma al di là, l'ho sentito nelle parole prima di Claudio e di Simone, al di là di tutto c'è l'entusiasmo, la passione, penso, delle persone. Senza passione non si fa niente, lo sapete voi giornalisti, ci vuole la passione. Se non avete la passione dello scrivere, del vedere, dello scoprire, non si fa niente. Alberto Dell'Acqua ha sviluppato una rivista straordinaria, perché? Perché da sempre aveva dentro una passione incredibile nel corpo. Ed è la stessa cosa che è successo con il Merlot. Di produzione che è un Merlot, ma comunque abbiamo anche altre varietà, delle varietà bianche, come lo Chardonnay, Sauvignon Bianco, Semillon, e appunto alcune altre varietà rosse, alcune anche un po' sperimentali, per giustamente differenziarsi un pochettino. Il lavoro in cantina è molto semplice, durante la vendemmia arriva l'uva, fuori abbiamo una macchina che pigia di raspa, facciamo le fermentazioni o in vasche in acciaio o nelle tine di legno, poi torniamo fuori, abbiamo un torchio, chiaramente per separare quello che è la buccia da quello che è il liquido, e poi una parte dei vini torna in acciaio, diciamo più classici, e invece una parte va in affinamento in legno, e poi vedremo di sopra, abbiamo una piccola barricata. È ancora un po' vino da garage, perché è piccolina, ma alla fine bastano un paio di muri ben isolati, un paio di canalini di scolo, e poi diciamo già gestire tutto quello che è temperatura, umidità e tutto quello che sono le fermentazioni. Soprattutto metodo classico, per quanto riguarda le grappe,
nella grappa era un prodotto estremamente particolare, partente la produzione di scarto della produzione di uva, e si sa che prima di trovare un buon distillato ci vuole una buona grappa. Abbiamo questa buona materia prima per cui riusciamo a procurare delle buone grappe. Patronato in questo iniziativa di Cantine Aperte, poi lei è anche presidente del Festival di Locarno, dove gli enti cinesi avranno un palcoscenico stupendo per produrre. Sì, la collaborazione del resto è intensa, noi possiamo offrire anche una piattaforma internazionale, per specialisti internazionali, ed è giusto dunque promuovere il nostro vino, sapendo poi soprattutto e conoscendone la qualità. Però un omaggio. Qual è la gratifica? Quante botti ho perso? Quante barricolate da cerco? Quante sono ossidate? Ecco. Una volta il rischio c'era che qualcosa andava perso e si rovinava. Oggi questo rischio è nettamente diminuito. E grazie a questa catena tutte le falle sono state poi chiuse e si cerca di arrivare alla fine con il minor numero possibile di barrici persi. Allora qui abbiamo 9 liti. Abbiamo 9 liti di pidupezzi di tutti gli assemblati. La maggioranza di questa bavaglia qui. Questo è 2010. Questo è 2010. Questo è 100% più. E questa la sera. Che ha fatto adesso? Ha fatto 18 mesi di barrica, non mi sa che è attenzione. Adesso facciamo così, che faccio? Posso chiamo? È abbastanza vecchia, nel senso mio padre negli anni 50 è emigrato qui in Ticino e poi ha cominciato a impiantare subito vigneti. Qui a Novazzano, però una delle sue passioni era la vigna e la sua passione mi ha lasciato in pratica 4 ettari di vigna che hanno dai 40 ai 60 anni di età, che sono vigne per essere merlot di vecchie quasi come il Roncovello, che è stato piantato nel 47 e che si trova più vicino. La mia storia è una storia che è iniziato con un'altra professione, perché io ho studiato economia e commercio a Pavia e ho iniziato a insegnare, ma dopo ho deciso di cambiare perché non mi piaceva quella vita e ho pensato di dedicarmi a quella che era la storia di mio padre, quindi la viticoltura, e poi provare a fare del vino. Mi sono preparato, ho seguito i miei corsi un po' dappertutto, un po' a Shenzhen, un po' a Alba, corsi brevi per imparare a fare il vino, e nel 96 ho costruito questa cantina. Ho costruito la cantina, ho abbandonato l'insegnamento e voilà, piano piano ho cominciato a aumentare la mia produzione di vino. E adesso siamo a una produzione attorno dai 20 ai 30 mila litri di vino all'anno. Vacanze romane, quel modo di vivere, prendere la vita molto serenamente e gioiosamente, cosa che secondo noi si è persa, dove non c'è più questa gioiosità, questo gioco, ma sereno, non portato all'eccesso. Noi abbiamo deciso, mettiamole la lambretta, è un bel oggetto di design che ricorda un momento speciale, dei momenti speciali. È solo una questione emotiva la lambretta in questo caso. Allora, ecco, no, non è solo vitivinicolo, ma anche un'azienda agricola, la mia, c'è la produzione, ma io non mi sembra rimasta la produzione agricola, specie al mondo, perché io prima di essere viticoltore, sono macellaro sicuramente. La fortuna è che carne di noi che stanno bene, che stanno studiando anche nella professione.
l'azienda agricola, di cui ormai 10 miliardi, è vero che in buona parte si fa ma sarà la fortuna di poter diciamo così trattenere in cantina per la mia occupazione ciò che ritengo i principali ovviamente per loro non ho bisogno di nessuna parola. Come ne tratta per il signorino, il cavaliere, così in alto molto, e poi bianchi il dorale. Io il dorato ho chiamato forse la mia strada d'oro perché è una richiesta importante. E l'anno scorso ho potuto piantare anche una quantità di fiori. Nero e rosso non mi soddisfano di tanto, perché iniziavo la produzione. Non sapendo che se fare l'assemblaggio con il fiume nero con il camarè, mi messo una IRS. Volontariamente è nato il mio così. Ecco, allora appunto. Si chiama così originariamente perché c'è una quattro bicchieri. Per esigenze di cantina, adesso è un assemblaggio un pochino più classico. Non lo so.